anche chi non li ha vissuti non li ha dimenticati. Gli psicanalisti li chiamano incubi, gli statistici li chiamano precedenti. E il Milan a Verona ne ha due davvero infausti, due scudetti praticamente persi qui, anni 73 e 90, allenatori Rocco e Sacchi. Il Milan non riesce a vincere qui dal 91-92. Che cos'è? Una magia? Speriamo che continui. Non so se è una magia, ma nel calcio tante volte le tradizioni... Aiatura? No, ma non credo tanto. Credo che le tradizioni, se ci sono, vogliono dire qualcosa. E infatti anche oggi le cose non vanno per il verso giusto. Dopo soli 3 minuti il Verona passa in vantaggio con un gol di Bonazzoli e con Gilardino in netto fuori gioco. Siamo partiti con l'handicap e secondo me ha fatto una prova buona su un campo difficilissimo. Galliani era più arrabbiato per il fuorigioco o per le occasioni mancate dai suoi giocatori? Per tutte e due le cose, ma devo essere sincero, soprattutto per un fuorigioco che hanno notato tantissime persone, anche veronesi in tribuna. 1,10 m è stato calcolato. Sì, allora siamo stati fortunati che non l'abbiano segnalato. Però al di là della validità del gol o meno, devo dire che è stata una buona gara, sia da parte nostra sia da parte del Milan. E infatti il primo tempo si gioca senza esclusione di colpi. Tra un bue e l'altro all'indirizzo di Roque Junior, alla fine della partita ne avevamo contati ben 19, ma qui a Verona del resto non è una novità, le occasioni si alternano, anche se il tridente del Milan, con Cosè Mari preferito a Birof, non riesce ad essere alimentato come dovrebbe. Voi siete riusciti a bloccare molto bene Coco e Elveg sulle fasce. Sarà questa un po' la chiave del match, secondo lei, o no? Può essere stata questa la chiave della rivolta della partita, perché il Milan c'entra molto con i tre attaccanti per liberare le fasce e con l'inserimento di questi due esterni molto veloci e molto bravi a crossare. E infatti quando Coco ci riesce, ecco il gol del Milan firmato Massimo Ambrosini, soltanto alla terza rete ma con una classe da grande bomber. Si fa ammonire quella peste di Rino Gattuso, che era diffidato e salterà la partita col Perugia. Galliani, già nero per il gol in fuorigioco, la prende così. Tanto più che il Verona ha ben altre due occasioni per ripassare in vantaggio, con Cassetti e con Laursen. Ma la più clamorosa è quella che capita sui piedi di José Mari prima e di Shevchenko poi, da mettersi le mani nei capelli come fa Zaccheroni. Mari forse troppo generoso, Shevchenko forse troppo ritardatario nel prendere una decisione. Non lo so, io ero distante. Ci sono anche le condizioni del terreno che dopo ti suggeriscono un certo tipo di comportamento. È chiaro che le partite si vincono mettendo dentro la palla, però ogni volta che non succede non si può puntare il dito sul giocatore. E non succede al Milan neppure quando il Verona resta in 10 uomini per l'espulsione di Apolloni per doppia ammunizione. Si chiude con un episodio da libro cuore che arriva insieme con il Natale dopo quello di Paolo Di Canio. Maldini si vede concedere un calcio d'angolo che non c'è dall'arbitro Rosetti. Mi ha chiesto se l'aveva toccata, io dico guardi, credo proprio di no. Non ero sicuro al 100%, la verità, però me l'ha chiesto e gli ho risposto come pensavo.